Ciao a tutti, oggi per le video interviste di Slow Wine siamo a Castelnuovo per Ardenga in provincia di Siena in compagnia di Andrea Bianchi Bandinelli dell'azienda agricola Villa di Geggiano. Salve Ciao. Andrea, salve, buonasera. Niente, inizio, io sarei per iniziare già subito, se ci può fare due parole sulla storia dell'azienda e sulle persone che vi lavorano. Dunque, brevemente, allora cercando di riassumere al massimo, la storia dell'azienda è piuttosto antica, nel senso che abbiamo fissato l'origine dell'azienda Villa di Geggiano nel 1725, anche se si faceva vino già da prima, perché abbiamo trovato in archivio dei documenti che testimoniavano l'esportazione del vino in Inghilterra da Geggiano, con i barili chiaramente via Livorno con le navi, già col nome Chianti. Quindi nel 1725 si vendeva in Inghilterra in Villa di Geggiano già a Chianti. Quindi poi in questi anni sono seguite le varie figure familiari. La persona forse più centrale è quella di mio nonno Lanuccio Bianchi Bandinelli, che nel 59 poi ha praticamente dando le terre e le case coloniche ai contadini, ha fondato una cantina cooperativa e quindi per vari anni noi conferivamo le uve alla cooperativa, fino a che, a partire dalla vendemmia 1989, che è stata la nostra prima, abbiamo cominciato io e mio fratello Alessandro, e lui si occupa più della produzione della campagna, della cantina, io più dell'ufficio e delle vendite, della promozione, eccetera. E quindi adesso siamo io e lui, si è unito mio figlio Gregorio recentemente, che ha 28 anni e che è laureato in ingegneria gestionale, quindi ci ha dato un po' una botta di genialità, diciamo così. E quindi siamo un nucleo familiare. Dopodiché abbiamo un capo operaio cantiniere che sta con noi da 20 anni, di Saint-Gusmet, molto bravo, Fulvio Fornaini, e quindi è questa squadra. Poi abbiamo più o meno due operai fissi e al momento del bisogno assumiamo manodopera temporanea, quindi è una piccola azienda con una produzione totale che oscilla fra le 30 e le 40 mila bottiglie di vino biologico per anno. Bene, parliamo di gestione delle vigne. È Sì. cambiato qualcosa negli ultimi anni, sostanzialmente? Ma diciamo che noi abbiamo trovato una situazione già favorevole, nel senso che comunque non si sono mai usati prodotti chimici, pesticidi o cose del genere, quello che si usava storicamente alla bottiglia bordolese. Noi in più abbiamo introdotto delle pratiche agronomiche un pochino più accurate. Abbiamo cominciato ad avere una consulenza da Ruggero Mazzilli, che è un esperto di Sangiovese e di vino biologico che opera qui nel Chianti, e quindi abbiamo introdotto tutta una serie di pratiche tipo il sovescio, tipo piantare delle vigne, tutta una serie di quelli che si chiamano i cover crop in inglese, cioè delle piante che aiutano a controllare l'umidità, che rilasciano una serie poi una volta tagliate di elementi che arricchiscono il terreno. E quindi devo dire che adesso abbiamo delle vigne molto vigorose e questo è uno dei benefici del biologico, secondo me, che oltre a essere una pratica, diciamo, ecologica, ha un impatto anche sulla qualità, perché chiaramente appunto la vigoria delle vigne, il terreno più ricco, eccetera, eccetera, si risolve poi in una maggiore succulenza delle uve, in una maggiore qualità e quindi speriamo, crediamo che anche poi questo si rifletta nel vino. E quindi direi che oltre a queste cose di partenza, il biologico ci dà modo di avere un prodotto migliore e di avere un impatto anche sull'ambiente più favorevole, insomma. Ecco, quindi per quanto riguarda le pratiche agricole, quindi vi confrontate con dei professionisti e Sì. questi consigli che fanno, contribuiscono a rafforzare le vostre idee o vi mettete anche un po' in discussione seguendo un po' i consigli?
Ma chiaramente avere sempre più cervelli, diciamo, applicati è sempre un beneficio. Chiaramente Ruggero Mazzilli è uno specialista e quindi è senz'altro più competente di noi sull'agronomia, insomma, e quindi sicuramente ci ha dato una mano. Un'altra dei benefici che abbiamo lavorando con lui è che lui ha una serie di aziende tra qui e Gaiole, e quindi c'è un network e che si sfrutta anche sia per i problemi climatici, sia anche per le infestazioni, i problemi, quindi fa dei monitoraggi sui vari parassiti, sui funghi delle varie aziende, e quindi siamo tutti con delle orecchie più grandi in qualche modo e abbiamo la possibilità di sfruttare anche le esperienze di altre cantine, e lui ci raccorda un po' con tutti quanti. Questo è molto importante. Poi, dal punto di vista delle consulenze, abbiamo anche un ottimo enologo che è Vagaggini, Paolo Vagaggini, ottimo esperto di Sangiovese, e che ci aiuta molto al momento del taglio dei vini, perché ha un palato sopraffino e quindi ci rinforza un po'. Le facciamo sempre insieme i tagli, però chiaramente anche lì avere qualcuno con un'esperienza che vada al di là della nostra azienda è sempre utile. E poi è molto ben organizzato dal punto di vista della tracciabilità delle varie masse in cantina, della provenienza, perché noi vinifichiamo tutte le varie parti della vigna separatamente e le varie qualità di uva separatamente, e dopo facciamo gli assemblaggi finali. E quindi lui ha tutta una metodologia che ci consente di tracciare veramente ogni singolo barile, la provenienza, l'annata, la vigna, la qualità, perché gli viene assegnato un punteggio dopo la vendemmia, e quindi questo chiaramente ci facilita il lavoro, lo razionalizza, e sempre speriamo che ci porti dei risultati dal punto di vista qualitativo. Crediamo di sì, ma insomma, poi la parola finale spetta a chi se lo beve, insomma. Certo, e a proposito di vinificazione, come definiresti, diciamo, lo stile di vinificazione aziendale e quali sono le qualità che ricercate nei vini che producete? Ma dunque, direi che quello che cerchiamo di fare noi è mantenere il più possibile un tipo di vinificazione tradizionale e naturale, nel senso che si fa la diraspatura, pigiatura soffice, in modo tale da avere quasi delle microfermentazioni in ogni acino d'uva. Da qualche anno abbiamo introdotto una tecnica che sembra molto futuristica, ma in realtà è abbastanza consolidata oramai, che è l'utilizzo del ghiaccio secco durante la fermentazione, prima della fermentazione, specialmente sulle uve più pregiate. Cominciamo nella diraspatrice a aggiungere dei chip di ghiaccio secco con molta prudenza per non bruciare le pelli delle uve, la buccia delle uve. E così portiamo il mosto a 5, 6, 7 gradi centigradi e lo teniamo in macerazione per 3 o 4 giorni, in modo da rilasciare i colori e i profumi in maniera molto delicata. Tra l'altro, questa tecnica ci permette anche di contenere molto l'uso della solforosa, del metabisolfito, perché non aggiungiamo nella diraspatrice, come si faceva storicamente, il metabisolfito. E durante questa fase di macerazione, diciamo, lo scioglimento del ghiaccio secco fa un cappello di gas che si mette sopra il tino ed evita il contatto con l'ossigeno. Quindi, l'ossidazione in questo periodo, che è una fase delicata, è praticamente assente, quindi l'acidità volatile rimane molto bassa delle uve, e quindi questo ci permette di avere dei vini freschi di profumi delicati che hanno una grande vita davanti, avendo appunto la volatile molto bassa, e ci permette di andare in bottiglia con una quantità di solforosa fra i 30 e le 40 parti per milione, che ricordiamo che il protocollo biologico
permette di aggiungere fino a 100 parchi per milione di metri di soffitto. Noi siamo tra i 30 e i 40 e sono vini che vengono spediti in tutto il mondo, quindi molto stabili, molto tranquilli, diciamo, non hanno mai dato problemi. Ed è un vantaggio perché poi, soprattutto negli ultimi tempi, questa la solforosa sembra diventata il diavolo e quindi c'è anche un po' di prosopopea su questo discorso, però insomma comunque ci fa piacere che ce ne sia poca nel vino perché poi soprattutto quando i vini sono giovani si tende a sentire un pochino e quindi con queste pratiche noi riusciamo a ovviare a questo problema e riusciamo a avere dei vini veramente con pochissima solforosa all'interno. Un'altra cosa interessante dal punto di vista della vinificazione è stato l'impatto che ci ha dato il nostro importatore americano che si chiama Kermit Lynch, che è un importatore nazionale che è molto conosciuto originariamente per l'importazione di vini francesi. E ha tutta la sua filosofia, sceglie piccole cantine molto tradizionali che lavorano in un certo modo e oramai ci lavoriamo da una ventina d'anni. E mi ricordo il primo incontro con lui, assaggiate i vini, mi sono piaciuto molto. Insomma, comunque, dopo un lungo pomeriggio passato a discutere, ci ha convinto a non filtrare il vino, cosa che prima si faceva come pratica enologica per estrema sicurezza. In realtà, ci ha convinto che lasciare delle particole di vino che rimangono dentro in infusione. Soprattutto per l'invecchiamento, poi aggiunge sicuramente qualcosa al vino. Insomma, i vini sono più ricchi, sono più saporiti in qualche modo. E poi l'unico, diciamo, l'unico problema che può dare è un pochino di deposito, che noi però sottolineiamo nella retroetichetta che il deposito è garanzia di un vino fatto in maniera. E quindi questo è stato un po' un cambiamento che abbiamo fatto da una ventina d'anni a questo punto, che praticamente facciamo una filtrazione molto larga per evitare che ci siano proprio bruscoli grossi, però il vino si stressa meno e rimane più saporito. Bene, io direi che è tutto. Ringrazio per la disponibilità Andrea Bianchi Bandinelli e con la speranza di rivedersi presto in azienda. Bere insieme finalmente, non virtualmente. Certo, e a presto. Grazie ancora. Grazie, arrivederci.